tutti, io sono Valentina e benvenuti nel mio nuovo video. Allora ragazzi, buongiorno. Tolto il caldo tremendo e si vede perché se mi conoscete sapete che con l'arrivo del caldo io non stiro più i capelli e cerco di truccarmi il meno possibile perché fa veramente, veramente caldo. Allora, dunque, sono arrivati altri pacchetti da Shein, ovviamente, perché ormai lo sapete che è diventata una sorta di ossessione e mi sto rifacendo tutto l'armadio. In realtà sono molti più capi, però dividerò il video in due parti perché sennò dura un'eternità. Però, insomma, come potete vedere, ho un po' di roba da mostrarvi, ma iniziamo subito e voglio iniziare con un pantalone perché ragazzi per la prima volta ho provato ad acquistare un jeans. Dov'è? Eccolo qua. Ta-dam. Perché ce ne sono veramente di tutti i tipi, i modelli sono tutti meravigliosi, ma avevo un po' paura a comprarli, devo essere sincera, per le taglie, per le misure, però insomma questo è il pantalone e devo ammettere che non vedo l'ora di mostrarvelo indossato, quindi lo indosso, datemi 2 secondi. Che vi devo dire? Sono una favola e calzano benissimo, non bene, di più. Avevo mille ansie, ma ragazzi, sono stupendi e la taglia è più che perfetta. E a proposito di taglie, giù sotto in info box poi vi lascerò tutti i link con le taglie, con insomma il capo d'abbigliamento scelto. Vi lascio giù tutto in info box. Allora, vi abbasso come al solito. Questo è il pantalone. Allora, da qua non si vede granché, quindi vi sposto un po' così. E questo è il pantalone. Che ve lo dico a fare, mi piace da morire, tutto il fatto che è perfetto, ha vita alta, calza bene, non stringe, anzi è giusto, perché come vedete qua ci sta giusto un dito, e calzano in una maniera divina. Mi piace molto il fatto che abbia tutto lo strappo su ambedue le gambe, e mi piace proprio tanto, cioè mi piace da morire, taglia perfetta, pantaloni super belli e decisamente approvati. L'unica cosa, se siete un po' pacioccone come me, che fate sempre disastro, fate solo ovviamente tanta attenzione con questi pantaloni, perché se sbagliate ad infilare il pirino vi strappate giù tutto, e siccome a me è già capitato non una, non due, ma parecchie volte, ve lo dico per esperienza. Passiamo invece a quelle che sono le maglie, quindi mi cambio. Come prima maglia abbiamo questa sorta di blusa, manica lunga, però è molto molto leggero il tessuto. Forse potevo prenderlo anche una taglia in meno perché come al solito sono molto elasticizzate le maglie di Shein, quindi vedete, avrei tranquillamente potuto prendere una taglia in meno, però non mi dispiace. Mi piacciono le maniche così, quindi molto larghe qua, mi piace come cade sulle spalle, qui abbiamo un fiocco perché la scollatura è importante, questa mezza scollatura a V, vedete? Però insomma col fiocchetto ve la potete giocare perfettamente. Calza comoda, veste comoda, niente da aggiungere, leggera. In questo periodo tecnicamente andrebbe bene verso sera, perché il pomeriggio ad esempio qua inizia veramente a fare troppo caldo, tant'è che sto già sudando, però insomma mi piace proprio tanto. Vedete com'è fatta la manica? Veramente molto molto carina. È indossata sui jeans, ve lo mostro, ci sta anche una meraviglia, mi piace. Quindi approvata e passiamo all'articolo successivo. Seconda maglia è una sottospecie di toppino di un tessuto molto leggero rosa. Allora, è corta, come potete vedere. Vi dirò, non mi fa impazzire come mi sta, sono sincera, perché essendo anche molto larga sopra sul torace, non so, non mi fa impazzire.
Però comunque il modello è bello, il tessuto è bello, è leggero, però ha il suo perché. E comunque sopra i jeans non ci sta neanche male e poi è fresca, cosa molto importante. Terza maglia, anche qui abbiamo un toppino, ma tutto bianco con queste maniche un po' a sbuffo che possono essere messe o qui sulle spalle o sopra le spalle, cioè scusate, o sotto le spalle o sulle spalle, però personalmente amo di più la spalla scoperta. Allora, il toppino è molto corto, come potete notare. Allora, la parte superiore è morbida, calza bene, a differenza di quella di prima, mi piace perché è aderente ed è aderente anche qua sotto sulla vita, quindi mi piace, calza bene. Questa volta è della taglia proprio giusta e di lato ha anche una cerniera piccolina che prende questo pezzo qua per facilitare insomma la messa del top. Sui jeans ci sta anche qui molto molto bene, personalmente mi piace proprio tanto e come potete vedere con un pantalone a vita alta comunque ci sta da Dio, ci sta perfettamente, almeno a me piace. È fresca e comunque come al solito parliamo di un tessuto comunque leggero, non pesante, fresco, che è la cosa più importante soprattutto d'estate e io tra un cambio e l'altro sto già morendo di caldo. Ma adesso passiamo alla quarta maglia. Toppino numero 4, un toppino nero con una grafica molto particolare che a me piace veramente molto, molto corto ma fresco. Allora, guardate il disegno al di sopra di questo top, cioè io l'adoro ragazzi, poi c'è una luna, quindi come potrei non adorarla? Allora, come vedete è molto corto, ma anche qui indossato comunque su un pantalone a vita alta ci sta bene, è leggerissimo, veramente un tessuto leggero, un pochettino largo sotto il seno, ma comunque non lascia nulla scoperto, diciamo, e ne sono totalmente innamorata. Anche qui la taglia è giusta e ovviamente anche dietro rimane ben coperto perché comunque arriva fino qui. Quindi fresco, leggero, bellissimo, anche se il nero d'estate attira più caldo, secondo me è veramente molto sfizioso. Ora vi faccio vedere l'altro. In questo caso abbiamo un tessuto un pochettino più elastico rispetto al top precedente, è di tonalità marrone e anche qui ha una grafica pazzesca. Allora, questo è leggermente più lungo rispetto all'altro toppino, qua sotto copre una fascettina in più di pancia, però insomma è veramente molto carino. Anche qui abbiamo un tessuto morbido, un tessuto fresco, vedete, è comunque molto elasticizzato, calza bene, non stringe e anche questo è fresco. Ma adesso vi voglio mostrare una chicca da mettere sopra questi top, meglio, che ho pensato di prendere da indossare sopra questi top. La chicca in questione è questo cardigan super leggero, adatto per la stagione anche estiva, ma più la sera che fa freschetto, ma è di una leggerezza incredibile ed è anche di una bellezza favolosa. Allora, secondo me sta bene sopra questi toppini, non lo so perché fa un po' stile, non so neanche io come dirlo, forse mi ricordano un po', non lo so, anni 90, non so neanche io perché, comunque sta bene sia aperto sia volendo andando a chiudere solamente gli ultimi due bottoni, quindi una sorta di vedo non vedo con questo cardigan, comunque sia largo, ma che secondo me ci sta da Dio sopra questi top. E anzi, ho anche sbagliato bottoni perché in realtà volevo chiudere gli ultimi due, quindi anche solo un po' così, un po' aperto un po' chiuso, ci sta secondo me molto bene. Allora, come vedete è molto largo, io adesso ho esagerato con la taglia volutamente perché i cardigan a me piacciono veramente larghi, quindi è gigantesco, ci stanno due me qua dentro, però insomma ha un suo perché e ripeto, mi piacciono molto i cardigan larghi. Tra l'altro ho visto anche che per esempio su TikTok alcune usano mettere i cardigan con i bottoni sfalsati, creare un po', non lo so perché, però effettivamente non ci sta neanche tanto male, no? Mi piace
mi piace soprattutto sopra questi top e sopra questi jeans. Guardate quanto è grosso, però è leggero. Io non sto patendo minimamente il caldo in questo momento e nonostante sia largo ha un suo perché. E secondo me, pure solo a metterlo sfasato così, non lo so, crea uno stile un pochino particolare. Allora, vi mostro gli ultimi due articoli, anche perché ne ho uno che, ragazzi, solo io riesco a trovare queste cose. E quando, sapete quando le mie ossessioni mi chiamano, e sapete già di che cosa sto parlando, ho trovato un toppino con la mia ossessione numero uno in assoluto. Io non posso credere di aver trovato questo articolo, nel senso che ho giubbotti di pelle, lo sapete, lo sia nero sia rosa, ma non avevo mai trovato un giubbotto così della mia taglia. E adesso capirete perché. Oltre ad essere un ecopelle lucido, bellissimo, la particolarità che mi piace un sacco di questo giubbottino è che è corto. Non è il classico giubbotto per taglie forti che arriva fino qua. No, è un giubbottino fantastico, corto, che è una meraviglia. Ok, è vero, non ha la comodità di avere delle tasche, ma esistono le borse, voglio dire, per quello. Quanto è bello, io lo amo, davvero ne sono innamorata e sono super contenta di aver trovato finalmente un giubbottino che ho sognato tipo da una vita. Ma ad accompagnare questo giubbottino con questo jeans e questo look, diciamo, ci vorrebbe anche qualcosa di un pochettino particolare. Voi che dite? Qualcosa non potrebbe che essere una meravigliosa scarpa con il tacco e dei fantastici laccetti alle caviglie. Io la amo. È la prima volta, togliendo le ciabatte, che acquisto un paio di scarpe su Shein. Ma ragazzi, sono una favola, sono veramente bellissime. Tolto il fatto che cioè, si sente, cioè, oh, c'è un odore di nuovo allucinante, non so neanche io come dirvelo, però insomma, è veramente molto molto bella. Mi piace perché ha il tacco né troppo grande né troppo a spillo, il giusto, ha un leggero plateau e poi la trovo di un'eleganza pazzesca. Allora, le scarpe vi dico costano un pochettino di più perché comunque questa qua ad esempio l'ho pagata 27 euro, però insomma secondo me il prezzo vale sicuramente la bellezza e non ci resta che provarle. Sono di una bellezza infinita e sotto questi jeans ci stanno una favola, non so quanto si vedano bene ma guardate la bellezza di questa scarpa, elegante, mi piace, anche un pochettino sexy, oserei dire, è proprio proprio bella. Che ci crediate o no, sono riuscita a trovare un toppino letteralmente ricoperto di pesche. Adoro, il toppino si presenta così, è molto aderente anche se comunque il tessuto è elasticizzato. E vi dico anche questo, allora questo top in realtà non era presente nella sezione curvy, era presente nella sezione donna normale e questa in particolare è una taglia L. Però devo dire che mi è andata anche bene perché generalmente io come taglie di maglie quando le compro tendo sempre a prendere una L. A me, poi dipende dal modello, ovviamente dipende dal tessuto, ci sono quelle maglie più strette, devo prendere l'XL, ci sono quelle maglie normali che la L va benissimo, ma soprattutto per una questione di seno. Però ho voluto tentare e mi va. E non potrei essere più contenta. Ovvio, è molto scollata, la scollatura è importante anche qui, però che vi devo dire, sono talmente tanto contenta di essere riuscita a prenderla e soprattutto di aver trovato una taglia che mi stia, indipendentemente da tutto. E sono veramente contenta e mi piace tantissimo, cioè non potevo non avere anche questo toppino estivo nella mia collezione di pesche, nella mia ossessione più assoluta e mi piace, cioè proprio lo adoro. Sono veramente troppo contenta di questo acquisto e penso che sia il mio acquisto preferito in assoluto. Voi cosa ne pensate? Ve l'aspettavate che potessi trovare un toppino tutto con le pesche? Ma certo che ve l'aspettavate, se mi conoscete ve l'aspettavate di sicuro. E niente ragazzi, allora questo era l'unboxing Shein,
con tutte le cosine nuove che ho comprato per l'estate. Come vi dicevo all'inizio, ho altre cose da mostrarvi, però lo facciamo in un secondo video, ve le mostro in un secondo video perché appunto sono tante cose e il video durerebbe troppo, quindi non voglio neanche annoiarvi. Quindi poi le vedremo in un secondo momento. Però nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate di questi acquisti. E vi ricordo anche che giù sotto in info box vi lascerò, come promesso, tutte le informazioni, i link di ogni capo d'abbigliamento con il prezzo, da quando me l'avete detto, da quando me l'avete fatto notare soprattutto. Sto cercando di mettervi tutto giù in info box ogni qualvolta che vi mostro qualcosa di Shein. Devo vedere sinceramente di fare questo lavoro anche sui vecchi video haul di Shein, perché effettivamente su quelli più vecchi mancano tutti i riferimenti giù in info box, però poi mi metterò lì un attimino e cercherò di mettervi tutti i link anche là sotto. Detto questo, ragazzi, allora io adesso mi devo cambiare anche perché dovrei andare a lavorare. Nel frattempo i capelli si sono tipo asciugati del tutto e hanno preso anche una bella forma. Come dice Gabriele, sembro un leoncino e devo ammettere che non mi dispiace neanche poi così tanto, ma preferisco liscia. Comunque, ragazzi, e niente, il video di oggi finisce qui. Noi ci vediamo a questo punto nel prossimo video. Io vi lancio un bacione grandissimo. Ciao a tutti!